Sono Franco Paglialulo e da ieri ho cominciato a realizzare questo sgraffito che è un omaggio a tutti quelli che hanno lavorato durante la quarantena per l'emergenza Covid. Dal dottore cinese che per primo lui ha sospettato di questa pandemia e poi è morto di Covid, e a vari altri personaggi. Tra la scuola della didattica a distanza, il rider, infermieri, un po' tutti. E ieri ho realizzato la sinopia sull'intonaco grezzo, che è questa parte rossa che vedete, è chiamata sinopia, il bozzetto preliminare. E mi permette ora di individuare ogni elemento da realizzare nelle singole giornate. E ora vado ad intonacare questa porzione. E dopo l'ho steso l'intonaco scuro, dicevo, stendo l'intonaco di colore scuro su cui poi sempre affresco, che la tecnica è simile all'affresco, andrò a sovrapporre uno strato chiaro, che è questo qui, e subito dopo comincerò ad incidere e tirar fuori la parte scura. Quindi questo è in sostituzione dell'evento, quest'anno l'evento in cui si invitano più artisti non ci sarà a causa di questa emergenza e invece verrà realizzato solo questo sgraffito, grazie qui al Comune che ha promosso questa iniziativa e con la collaborazione anche della Misericordia di Camaiore. Questa malta qui è composta di sabbia, polvere di marmo e grassello di calcio. Il colore è impastato un minerale delle vari pigmenti minerali delle terre per avere quel colore. Grazie.
Dopo aver steso l'intonaco scuro, ora ci sono vari altri passaggi con dei tempi lunghi un po'. Ho frattezzato, ho livellato l'intonaco, poi ho sovrapposto un altro strato chiaro e più avanti, poi dopo pranzo, nel pomeriggio, andrò ad incidere, a fare l'incisione. E quindi andrò avanti tutto il giorno, compreso anche domani, che comunque voglio un po' di vedere queste fasi qui di lavorazione. Intanto approfitto per dirvi che la scelta di realizzare un graffito proprio qui a Casoli è perché è inserito in questa ormai tradizione che è iniziata più di 10 anni fa, quella di realizzare ogni anno un graffito in omaggio a Murabito, e proprio quest'anno cade il 50esimo anniversario del primo graffito che ha realizzato Rosario Murabito qui a Casoli. E questa parete è la parete del giardino della Villa Murabito. E quindi ecco che la scelta è caduta qui per questo motivo qui, per arricchire ancora il paese ormai caratteristico di questi graffiti, chiamato ormai il paese dei graffiti Casoli. E quindi poi invece il lavoro proseguirà fino a domani sera, è diviso in varie porzioni, e chi ha voglia, appunto, come dicevo prima, di seguire in diretta il lavoro può fare un salto qui a Casoli e godere anche di questo bel paesaggio.